siamo in questa incantevole cornice del cortile d'onore della storica caserma Domenico Picca per assistere alla cerimonia della cessione del comando del generale di brigata Mauro Prezioso a favore del generale di brigata Giorgio Rainò, proveniente dall'ambasciata italiana in Pakistan. Il generale di brigata Mauro Prezioso, dopo aver ricoperto per 3 anni questo incarico, ha ringraziato gli uomini e le donne del CME, esprimendo tutto l'orgoglio di essere stato il loro comandante. L'incarico che andrà a ricoprire sarà presso gli organi di vertice delle Forze Armate. Alla cerimonia erano presenti numerose autorità e in particolare i sindaci che hanno voluto manifestare la loro vicinanza al CME Puglia. Sono Pisi Donatella da Filo TV, sono in presenza di... Sono il generale di divisione Gualtiero Mario De Cicco, sono il vice comandante per il territorio del comando delle forze operative sud. Le faccio una domanda, come è rappresentata la forza armata sul territorio? Nella regione Puglia la massima espressione di rappresentanza per i collegamenti con le autorità civili è rappresentata proprio dal Comando Militare Esercito Puglia, di cui abbiamo celebrato oggi la cerimonia di avvicendamento al vertice tra il generale Prezioso e il generale Rainò, e il sottoscritto è il comandante sovraordinato a questo prestigioso comando che assicura un'aderenza a tutte le attività svolte sul territorio da parte della Forza Armata. Diciamo che sono stati 3 anni interessanti dove ho imparato io moltissime cose, soprattutto i rapporti con le istituzioni locali. Del resto essere nel territorio e con il territorio significa avere un'osmosi completa, insomma, con le istituzioni, e questo è quello che io ho cercato di fare e credo di esserci riuscito, nel senso che ad esempio portare la mostra itinerante della Grande Guerra in tutti i vari luoghi possibili e immaginabili, mi viene in mente dal Salento sino a Vieste, insomma, voglio dire, credo che di aver coperto tutta la Puglia in tutti poi i comuni delle varie province. Questo ovviamente è soltanto un aspetto. Non dimentichiamo che in Puglia ci sono dei poligoni nazionali importantissimi che vanno gestiti nella maniera corretta, e assieme alla Regione Puglia noi questo lo facciamo. Tutto ciò che riguarda il territorio, la promozione d'immagine della Forza Armata è stato fatto, penso, nel miglior modo possibile. Quindi mi porto via questo, mi porto via anche l'affetto dei pugliesi. E questo penso sia il regalo più bello per quanto mi riguarda. Diciamo che ci è voluto un pochino prima di rientrare a casa mia, se me lo consentite. Il Pakistan è una terra difficile e ho servito presso l'ambasciata italiana in Pakistan. Sono rientrato qui quando mi hanno ordinato di venire, ci sono venuto molto molto volentieri. Non vedo l'ora di cominciare e seguire quello che ha fatto il mio predecessore. Una buona parte dell'esercito è composto da personale pugliese, tra cui me, orgogliosamente. Devo dire che ci sono anche tante attività che si devono intraprendere qui. E vedrete che qualche cosa di nuovo riuscirò ad apportarlo.